Una buona domenica, gentili telespettatori TV7, ai reporter sì o no, il confronto domenicale su un tema caldo in città. E questa settimana ci si è molto confrontati sulla classifica di gradimento dei sindaci, che ovviamente ha riguardato anche il nostro sindaco, il sindaco Sergio Giordani della città di Padova. Ne parleremo nel corso di questa puntata per fare un po' il punto della situazione alla fine di questo quarto anno di giunta Giordani. E per farlo abbiamo come ospite Davide Tramarin, segretario del Partito Democratico di Padova. Grazie per essere intervenuto. Salve a tutte e a tutti, buona domenica. E Alain Luciani, consigliere del Comune di Padova per la Lega Nord. Salve. Salve, grazie per l'invito e buona domenica a tutti. Grazie a voi per aver accettato questo confronto perché in realtà si tratta di un tema molto vasto, è difficile, anzi impossibile fare il punto dell'operato di una giunta in 20 minuti. Però, partendo appunto dal posizionamento del sindaco Giordani, 66esimo in questa lista, insomma, dei sindaci d'Italia per gradimento, possiamo fare una serie di considerazioni, soprattutto per quanto riguarda alcuni argomenti. Ad esempio le infrastrutture, che è stato un tema molto caldo in questi anni. E vorrei partire proprio da lei, Luciani, cercando un po' di focalizzarci su quanto questa giunta ha fatto per le infrastrutture della città, dall'Arco di Giano ai ponti Vigonovese e anche guardando verso il futuro questa nuova idea, insomma, di ampliare la rete tram. Tutti i tasselli portati ovviamente in grande spolvero dall'amministrazione che hanno contribuito a creare, come dire, un progresso della città. Ma come valutarli? Lei come li valuta? Ma la verità è che dovremmo parlare di ciò che questa giunta non ha fatto, nel senso che di fatto l'Arco di Giano è un qualcosa che viene da molti anni indietro. E se ne fu l'allora sindaco, mi pare Zanonato, poi destro a cominciare a ragionare sull'Arco di Giano e poi fino ad arrivare alla nostra amministrazione si è cominciato a metterci finalmente dei soldini, insomma, ecco. Considerate che ciò che è stato inaugurato da questa amministrazione era stato progettato e anche finanziato dall'allora sindaco Bitonci. Ad oggi di grandi novità fondamentalmente sulle infrastrutture, sul trasporto, in realtà questa città ha visto solo e esclusivamente le biciclette, perché quel bike sharing, Bike quel sharing nuovo a modo flusso libero, giusto? sì, esatto, quel nuovo modo di interpretare il bike sharing, perché in realtà c'era già. Ed è stato fatto con una società cinese, insomma, che ha, diciamo che è leader nel settore di questa tipologia di strumenti. Strumenti anche utili, perché francamente io, per esempio, sono stato uno di quelli che avevo visto con una certa così freddezza, ecco, questa iniziativa, però poi effettivamente mi sono reso conto che in città, insomma, è carino avere la possibilità di poter prendere un mezzo che possono utilizzare un po' tutti, insomma, con uno smartphone molto smart, quindi molto semplice da utilizzare. Però in realtà di vere iniziative per risolvere i problemi di traffico della città si è visto gran poco, anzi si sono visti addirittura in alcuni punti dei peggioramenti, penso a Corso Milano, insomma, che è diventata un'agonia, penso anche a quella strada che porta, ahimè, devo nominarlo, al nuovo supermercato Rossetto, dove ci sono delle code adesso che sono impressionanti e non è dovuto al fatto che il cavalcavia è stato chiuso temporaneamente per problemi, ma perché lì veramente si sta creando un imbuto importante. E ci sono, ecco, molte prospettive da parte di questa amministratura per il futuro, però nei 5 anni ormai, perché siamo nell'ultimo anno, il quinto anno di amministrazione, si è visto veramente gran poco, tanta tanta progettazione, ma di oggettivo, di immediato nulla. Pensate al tram, 5 anni, non si è visto neanche il primo scavo, il primo buco per terra, insomma, sembrava una cosa già fatta, sembrava che i soldi c'era, tutto a posto, poi in realtà adesso c'è addirittura un ricorso al TAR e quindi rischia anche di fermarsi quest'opera. Ecco, Tramarin, si è quindi visto molto, ma sulla carta mi pare che questa sia un po' l'argomentazione di Luciani. È così. Il consigliere Luciani giustamente interpreta al meglio e brillantemente il proprio ruolo di rappresentante dell'opposizione. Io credo che sia anche per i sondaggi demoscopici che sono comparsi nell'ultimo periodo, non solo quello del Sole 24 Ore, ma anche quello di YouTrend dell'inizio di giugno,
che dicono che la città sta andando, secondo i cittadini, nella direzione giusta. Più del 60% dei padovani ha dichiarato questo ai sondaggisti. Dimostri come l'affidabilità e la concretezza che è stata dimostrata in questi anni sia stata apprezzata. È vero che ci sono tanti aspetti che sono stati conclusi proprio in questi anni, ma proprio perché questa amministrazione ha avuto la capacità di essere concreta, di portare a termine tanti aspetti che erano rimasti lì, fermi lì. Su tutti il primo è sicuramente l'accordo per il nuovo ospedale di Padova, che è stato molto migliorato rispetto a quanto era stato definito dalla precedente amministrazione di Tonci, con due poli di pari dignità e con quindi la salvaguardia dell'ospedale in centro storico, che con l'accordo di programma fatto da Bitonci e Zaia sarebbe stato completamente depauperato, lasciando un intero quartiere della città importantissimo come Forcellini in grande difficoltà anche per certi aspetti economici, visto l'indotto che crea rispetto al quartiere l'ospedale del centro. Poi l'Arco di Giano, certo, ma è un'opera conclusa, quindi altra prova di concretezza. Per quanto riguarda la messa in sicurezza dei ponti, siamo ancora in corso anche rispetto al cavalcavia Borgomagno. È stato fatto molto per la sicurezza anche dell'edilizia scolastica, sono aspetti anche di grande lungimiranza che riguardano l'amministrazione della città. Si sta migliorando lo stadio Ugano, che sappiamo essere oggettivamente uno stadio che non è architettonicamente così bello, e credo che sia una cosa condivisa un po' da tutti i padovani, ma si sta facendo un buon lavoro di avvicinamento delle curve che sarà graduale. E quindi tanti aspetti sono stati portati avanti, ma nelle infrastrutture bisogna considerare anche gli aspetti più piccoli che riguardano i quartieri, la vivibilità, il decoro urbano, tutti aspetti che, su cui i cittadini si sono espressi con soddisfazione in quest'ultimo periodo. Dopodiché è vero, è stato programmato molto, perché noi riteniamo che un'amministrazione debba avere la capacità di guardare al futuro e di avere un approccio che sia veramente declinato all'interno di una visione di città, e questo aspetto mi pare che sia stato ben evidenziato in questi anni e sia stato anche positivamente recepito dai cittadini. Quello che noi abbiamo fatto in questi 4 anni è stato porre le basi anche per il prossimo futuro, per cui quando il prossimo anno andremo a votare porteremo tutta una serie di risultati che sono stati portati a casa, non solo sulle infrastrutture ma su tanti altri aspetti, e nel contempo indicheremo un futuro alla città. Un futuro che poi, riguardo alle infrastrutture, ha avuto come grande, e qui concludo, punto di svolta anche rispetto allo sviluppo della città, finalmente la demolizione di tutta l'area di Via Anelli, che sappiamo essere passata alla storia anche nazionale per tanti anni in passato. Lì, come sapremo, nel futuro, nei prossimi anni, nascerà la nuova questura e un'altra area della città va verso un importante strategica riqualificazione. Grazie. Ecco, c'era un po' di contrarietà da parte del consigliere Luciani, soprattutto per quanto riguarda il discorso ospedale, se non sbaglio. No, mi meraviglia, insomma, Davide è un ragazzo giovane, insomma, un po' più giovane di me, però diciamo che bisogna anche essere un po' sinceri, nel senso, io ti do del tu, Davide, insomma, perché siamo colleghi, anche se non sei consigliere comunale, ma sei anche tu come me impegnato in prima fila per una grande passione che è quella politica, perché diciamolo, noi giovani in politica non ci guadagniamo, lo facciamo esclusivamente per spirito di servizio e di volontariato. E diciamo come però stanno le cose, Davide, perdonami, cioè l'area dell'ospedale di Padova Est è nata dall'ex sindaco Massimo Bitonci, motivo per cui è stato tra l'altro commissariato, mandato a casa, lo sappiamo tutti, perché c'erano delle lotte intestine da parte di una parte del centrodestra che evidentemente non era d'accordo per quella soluzione. Voi eravate contrariati, il vostro progetto era quello di creare 2 grandi silos dove c'è attualmente il vecchio ospedale. Io quell'accordo di programma l'ho letto all'epoca, perché arrivò in regione la mail della nostra amministrazione in cui si identificava chiaramente che l'area era quella e chiedevamo alla regione quindi di fare i passi successivi. Posso garantire che non c'è assolutamente niente di diverso rispetto a quello che aveva pensato Massimo Bitonci e che aveva pensato la nostra amministrazione. Ma a riprova di questo non è che lo dice a lei Luciani della Lega,
lo disse proprio Sergio Giordani in un'intervista rilasciata proprio in questa emittente TV, dove disse chiaramente: guardate che io non sto facendo niente di diverso rispetto a quello che fece Massimo Bitonci. Ti do di più, c'è perfino un peggioramento, se vuoi, da un certo punto di vista, che è quello di aver voluto a tutti i costi insediare la nuova pediatria, che sarà tra l'altro un palazzo gigantesco, enorme, a ridosso delle mura veneziane padovane, la più grande cinta muraria d'Europa. Verrà allestito un palazzo di 35 metri d'altezza a 10 metri dalle mura veneziane. Allora, non è quello il modo, secondo me, di avere creato un'alternativa. Quando si dice che si sarebbe creato un buco nero, è falso. L'ospedale civile sarebbe rimasto lì dov'è, anche nell'accordo di programma proposto da Massimo Bitonci. L'ospedale civile rimaneva lì, quello che veniva spostato era il polo universitario. E dovrebbe spiegare questa città perché la pediatria universitaria rimane da una parte e tutto il resto dell'ospedale universitario andrà a Padova Est. Cioè, qual è il senso logico anche di questa scelta, ad esempio? Sappiamo tutti che è assolutamente necessaria la pediatria, assolutamente, ma voglio dire, ci sono fior fior di intellettuali anche di sinistra, anzi, soprattutto di sinistra, che in questo periodo stanno dicendo a questa amministrazione, che è teoricamente di sinistra, che la pediatria lì dove si è pensata, dove si è stanziata, in collaborazione con la regione, per cui questa è una cosa super partes dal punto di vista delle parti politiche, perché la regione sappiamo benissimo governa la Lega e il comune governa in questo momento il PD e alcune liste civiche. Quel posto è chiaramente sbagliato, ma sì, se voi parlaste con i medici, con i ricercatori, loro stessi vi dicono: ma com'è dopo noi dobbiamo fare la spola dall'ospedale, da dove ci sono adesso, da pediatria a Padova Est, perché l'ambito universitario viene diviso in due parti. È una scelta sbagliata, sbagliatissima. Tra l'altro, farlo in un sito come quello monumentale, perché è un sito monumentale quello, è profondamente sbagliato, perché lì sarebbe dovuto nascere il nuovo Museo delle Acque, che andava a completare quella grande opera che sono le mura cittadine della città di Padova. Cioè, non si può continuare a pensare, vedete, questa amministrazione, io ho avuto non la sensazione, ma la certezza che non avesse in realtà una visione della città, ma che si muovesse a seconda delle emergenze e delle situazioni che si stavano creando. Amministrare è sì amministrare la consuetudine di ogni giorno, ma è avere una visione della città, quella visione che aveva, ebbe all'epoca il sindaco Bitonci, quando individuò ad esempio l'ospedale a Padova Est, quando si rese conto, da buon padre di famiglia, che non si poteva spendere quasi 100 milioni di euro solo per comprare le terre di Padova Ovest e bonificarle, andando a Padova Est, per la collettività tutta, quindi padovana ma anche regionale, si sono risparmiati quasi 100 milioni di euro. Cioè, questo è aver visione, anche sulla questione della fiera, per esempio, che magari non hai citato Davide. Sulla questione della fiera ci vuole visione delle cose, invece lì si sta andando avanti a tentativi, capannone per capannone, uno gliel'abbiamo dato all'università, uno glielo stiamo dando adesso per la città della musica, e per il resto non si sa esattamente. Cioè, diciamo alla città quello che vogliamo della fiera, è finita la fiera, non ha più motivo di esistere così come l'abbiamo pensata fino ad oggi, ma diciamolo chiaramente ai cittadini padovani. Non diciamogli teniamo sia la fiera sia. Cioè, la fiera ha bisogno di spazi. Se togliamo spazi alla fiera, non è più la fiera di Padova. O diciamo ai cittadini che la fiera non ha più senso di esistere, e io sono anche con voi, posso anche dire ci sono, andiamo avanti. Oppure non possiamo prendere in giro i padovani dicendo che c'è la fiera, che ci sarà la nuova questura, perché anche sulla nuova questura non ci sono i soldi per realizzarla. In questo momento i soldi per realizzare la nuova questura in Via Anelli non ci sono, e non è fonte mia, fonte del ministero. Allora, a un certo punto, cioè, non possiamo continuare a dirci l'arco di Giano si è completato. Non si è completato, è solo una piccola parte quella, Davide. L'arco di Giano, per completarsi nella sua interezza, dovrà passare attraverso i terreni delle Acciaierie Venete in questo momento. E E c'è questo da fare un ovviamente è ancora grosso in investimento. sospeso, il È progetto ancora. non è ancora. Esatto. Quindi in realtà stiamo andando avanti a È bocconi, non utilizzabile si. o no un'infrastruttura nuova della viabilità della città? Risposta sì, quindi ok, deve essere ancora completato, ma c'è uno spazio di viabilità nuovo che i padovani possono utilizzare, questo è innegabile. Sì, però non lo sta utilizzando nessuno perché, credimi, io ci abito lì vicino. In questo momento quella nuova La gente deve arteria della abituarsi a città usare è completamente abbandonata a se stessa. Credimi, perché io No, la gente deve.
deve abituarsi, è ovvio, è così, ma è sempre così con le infrastrutture, le nuove strade vengono fatte. Se vuoi parliamo della pedemontana, non la fa nessuno la pedemontana perché la gente deve abituarsi a utilizzarla. Ma certo, okay? Ma quindi perché è la vuole, stessa cosa, non preoccuparti. Io su questo sono con te, perché proprio sulla pedemontana, ad esempio, visto divaghiamo un po' sul comune di Padova. No, però volevo replicarti sull'ospedale in particolare. Sì, lasciamo un attimo spazio a Tramarin per replicare, così poi andiamo anche a un altro tema. Sì. Guarda Alan, io l'accordo di programma che avevano firmato Zai e Bitonci, l'ho letto perché mi sono fatto dare una copia a suo tempo. Tutte le migliorie che sono state fatte per confermare, come ricorderai bene in conferenza di servizi, il Comune di Padova aveva chiesto di rimanere completamente in centro. Dopodiché, con la mediazione all'interno anche dei rapporti con l'università e quant'altro, è stato deciso di fare due poli, mantenendo anche quello a Padova Est, perché a quel punto non si poteva rivoltare il calzino di nuovo. E visto che comunque Giordani, questo è un merito che ha, a livello istituzionale ha sempre cercato di portare avanti gli interessi della città, e noi come Partito Democratico in questo lo sosteniamo pienamente, con il dialogo ha trovato quell'accordo. Ma l'accordo ha migliorato molto quanto era stato fatto in passato, perché tutta, in particolare, la bonifica e la demolizione dell'area delle cliniche che c'è verso, diciamo, la zona dell'obitorio, tutte quelle cliniche lì verranno demolite e verrà fatto il parco delle mura. Quello non c'era nell'accordo di programma. Ma non c'era nel programma. No, certo non che c'era. Lene, certo no, che c'era. Non c'era. Ma stai scherzando, Davide? Lene, non stai c'era. Scherzando, le risorse economiche non erano state definite, così come non era stato definito il parco delle mura. Il tema di pediatria, allora, a parte che non sono 20 metri, ma sono di più. No, perché sennò qua cominciamo veramente a... cioè, il termine parco delle mura l'abbiamo coniato noi, Alain, non c'era nell'accordo di programma. Non c'era, vabbè. Invito loro, siccome non c'erano le risorse economiche, non c'erano le risorse economiche per la bonifica di quei terreni, perché non c'erano nell'accordo di programma. E sono fondamentali, perché un comune come Padova non sarebbe in grado di sostenere quelle spese di bonifica di un'area così importante. Riguardo a pediatria, c'è un vincolo di rispetto al bastione Cornaro, che non è di 10 metri, ma è di più, che è stato rispettato. E ancora nel 2019 la direzione generale del Ministero dei Beni Culturali si è incontrata e ha deliberato che, rispetto al progetto complessivo che riguarda la riqualificazione di tutta l'area e quindi rispetto al bastione che verrà liberato dalla clinica di neurologia, che è quella roba che gli sta sopra con quegli intonaci ocra orrendi che sono tremendi rispetto al bastione, ecco, la direzione generale del Ministero dei Beni Culturali ha deciso che per la complessità del piano che è stato definito, e questo non l'ha fatto di per sé il Comune, come sai, l'ha fatto comunque la Regione, l'ha fatto l'azienda ospedaliera, ha deciso di avallare quel progetto. Per cui a me fa un po' strano che tu ricordi questo aspetto come un demerito dell'amministrazione comunale padovana, perché è un aspetto che riguarda comunque un insieme di istituzioni che stanno cercando di trovare una soluzione rispetto a un tema che, come sai benissimo, è ormai problematico da anni e anni e anni. E in realtà quello che risulta a me, anche da quello che è emerso sui giornali leggendo, sono in particolare i medici, chi opera pediatria, le famiglie che chiedono una soluzione subito, anche perché rispetto al tema di spostare a Padova Est, come alcuni richiedono la nuova pediatria. E io mi domando, ma se tutto attorno si deve fare un nuovo polo ospedaliero di eccellenza, cosa teniamo i bambini e le degenze pediatriche, le famiglie per anni e anni e anni con i cantieri che tutto intorno gli si svilupperanno? Ecco, questa soluzione che è in equilibrio, secondo me, io sono uno storico dell'arte, è ovvio che per certi aspetti il tema della vicinanza di un palazzo così grande rispetto al bastione un po' tocca la mia sensibilità, ma da un lato, se dal punto di vista anche amministrativo e di quello che ha fatto il Ministero, la Soprintendenza, c'è stato comunque un'accettazione del progetto, e se dall'altro lato c'è un recupero di un'area, io credo che sia una cosa positiva per la città, possa essere accettabile. Certo, l'impegno dovrà essere quello, e condiviso è sia da chi amministrerà la città da ora in avanti, sia da parte della Regione, di far sì che questo progetto vada avanti spedito in maniera positiva e tutta l'area poi venga riqualificata al meglio per garantire anche lì uno spazio, insomma, migliore, anche con l'inserimento di questo palazzo importante che verrà costruito.
Ecco, andando oltre il tema ospedaliero, che come al solito anche in altri confronti infiamma sempre il dibattito, perché insomma è una cosa che veramente accende sempre le opinioni, mi interessava fare un breve focus anche sul tema della sicurezza. Perché dico questo? Perché anche questo è un tema che è sempre, insomma, nelle prime pagine dei giornali. Noi in TV lo riportiamo sempre, diamo sempre molto risalto alla problematica della sicurezza in una città complessa come Padova. Mi pare che questa amministrazione abbia introdotto un po' un concetto di, come dire, riqualificazione che in certi casi genera sicurezza, come ad esempio in Piazza De Gasperi, no? Addirittura è nato una sorta di modello De Gasperi. E volevo sentire l'opinione del consigliere Luciani in merito a questo, nel senso, è stato fatto abbastanza per la sicurezza e questa strategia di preferire, come dire, al controllo diretto la riqualificazione degli spazi. È vincente per Padova, secondo la sua analisi, e questa giunta ha fatto, diciamo, l'interesse della città in questo senso. Allora, questa è l'amministrazione che nega che a Padova ci siano problemi di sicurezza, lo dicono tante volte, dicono che Padova è una città sicura e questo è sempre lo slogan che ci sentiamo dire quando mettiamo in evidenza invece che la situazione non è questa. Hai fatto un esempio che è quello appunto di Piazza De Gasperi. Piazza De Gasperi, anche lì, la riqualificazione parte da un progetto che partì proprio con l'amministrazione Bitonci. Fu l'amministrazione Bitonci a cominciare a riqualificare l'area con la creazione di un plateatico, aveva cominciato a mettere le basi proprio per una futura riqualificazione ed oggi la riqualificazione si è compiuta e quindi bene all'amministrazione che ha terminato il lavoro iniziato dalla passata amministrazione. Riqualificare certo è importantissimo per la sicurezza, illuminare di più, cioè fare tutta una serie di iniziative che aiutano quindi a tenere, diciamo, in ombra le situazioni negative. Però non è assolutamente sufficiente, cioè non è, la sicurezza è una materia molto complessa, molto difficile. E ci sono studi, ci sono persone che si applicano giorno e notte per capire, perché la sicurezza urbana è difficilissima. Questa amministrazione fa sempre, spesso, purtroppo, su questo devo dire, scarica la responsabilità sulla prefettura, sulla questura, dicendo la materia è sicurezza, la materia che riguarda il ministero, per cui noi ce ne laviamo le mani, noi riqualifichiamo e fine della storia. Non è così. La sicurezza può fare una grande differenza anche l'amministrazione, anche con la polizia, perché se no la polizia locale non avrebbe al suo interno la polizia giudiziaria. Invece c'è anche la polizia giudiziaria. Si tratta di coordinarsi con le altre forze dell'ordine senza scaricare il barile, come purtroppo abbiamo visto spesso, senza dire, come ha detto il sindaco Giordani, che beh, ma tutto sommato la criminalità va anche bene perché genera posti di lavoro. Non possiamo pensare di gestire e di parlare di sicurezza in questi termini. Il sindaco ha dimostrato, io glielo chiesi per i primi 2 anni, glielo chiesi in tutte maniere di dare via la delega alla sicurezza perché era totalmente incapace e inadeguata a quel ruolo. A un certo punto, finalmente si è accorto che quella era la situazione, che non era in grado, e ha dato la delega a un altro assessore. Allora, io dico anche su questo: se cominciassimo a collaborare sulla sicurezza, se questa amministrazione cominciasse ad ascoltare quel 49% dei cittadini che non l'hanno scelta, okay, probabilmente i risultati sarebbero stati più tangibili. Pensate ad esempio all'Arcella. Noi abbiamo combattuto con un consiglio comunale che siamo andati avanti fino alle 4 della mattina per convincere il sindaco ad estendere nella zona considerata a rischio, pericolosa, quindi con uno strumento di regolamenti di polizia urbana, la possibilità di dare la DASPO, cioè l'allontanamento delle persone, anche inserendolo il quartiere Arcella tra le zone più pericolose. Questa amministrazione non ha voluto inserire la zona Arcella nelle zone più pericolose della città, impedendo quindi alla questura di poter utilizzare uno strumento legale di sicurezza per allontanare le persone dall'Arcella. Allora, quando si dice che non è competenza del comune, ma che la responsabilità è di questore e del prefetto, se in questo caso la responsabilità è tua, aiuta il questore, e invece hanno fatto di tutto, per non inserire l'Arcella tra le zone più insicure. E gli arcellani se lo dovranno ricordare questo. Fu la Lega l'unica a proporlo. Allora oggi, a un anno dal voto, corrono ai ripari facendo cosa? Facendo
rimettendo quello che aveva fatto il sindaco Bitonci, cioè le ordinanze, i Bitonci le hanno copiate uguali identiche, le hanno riapplicate per l'Arcella, si sono resi conto che gli stavano perdendo il controllo dell'Arcella e quindi oggi sembra che stia arrivando finalmente, dopo 4 anni però, la proposta di inserire nel regolamento di polizia urbana anche l'Arcella tra le zone più sicure. E io invece andrei oltre, io invece direi al sindaco di estenderlo a tutta la città quel regolamento, perché tutta la città, soprattutto le periferie, hanno problemi di sicurezza che scappano dal controllo, dove i cittadini fanno fatica a denunciare perché hanno paura di ritorsioni. A tutta la città dobbiamo estendere quello strumento. È solo così che possiamo combattere l'insicurezza. E per farlo bisogna però accettare che c'è. E invece questa amministrazione continua a dirci che non ci sono problemi di sicurezza. Badate bene che in commissione sicurezza proprio l'altro giorno, con i dati alla mano del comandante che ci dimostra che hanno fatto moltissimi controlli, molte attività della polizia locale, quindi e ringrazio sempre gli agenti di polizia locale per quello che fanno, emerge cosa? Emerge che sono triplicati, se non quadruplicati, i sequestri di droga da parte della polizia locale, che sono stati fatti il 20% di interventi su chiamate dei cittadini in più. Allora significa che problemi di sicurezza ce n'è o no in città? Ce ne sono. E i dati che dicono che sono in calo i reati sono solo di persone, soprattutto nelle periferie, che non denunciano più perché esasperate e hanno paura di ritorsione. Ecco, Tramarin, una replica in chiusura di questo argomento, che è un altro dei temi caldi, e così andiamo verso la fine. Il consigliere Luciani citava l'Arcella, che da sempre è, come dire, l'area su cui si dibatte rispetto al tema della sicurezza. È un po' l'esempio che viene utilizzato spesso, in particolare dalla sua parte politica, per denunciare per l'appunto una mancanza di sicurezza in città. Ma la verità è che non è che noi diciamo che la sicurezza, Padova è una città sicura, ma non è vero. Padova è una città sicura. Il tema è che proprio all'Arcella, forse non so se il consigliere Luciani sia stato informato di questo, ma non molto tempo fa, in quest'ora la dottoressa Isabella Fusiello, che era ospite alla consulta di quartiere dell'Arcella, ha proprio detto ai cittadini: guardate, noi ci siamo con le forze dell'ordine, noi siamo presenti nel territorio. E infatti i cittadini, da quello che sembra, danno dei riscontri molto positivi sul grado di sicurezza all'Arcella, ma ha invitato i cittadini a vivere di più il quartiere, a popolarlo di più. Ed è in questa direzione, per l'appunto, che noi siamo andati nel momento in cui, in questi anni, cerchiamo di dare anche maggiore vivibilità nei quartieri, maggiori opportunità di vita. Tutto questo però è accompagnato comunque da una gestione politica della sicurezza, per quanto di competenza col comune, sempre molto, a mio avviso, attenta, di presenza anche della polizia locale, di attenzione quando è necessaria, di investimenti, perché la nuova illuminazione LED nei quartieri è stata fatta in larghe parti importanti della città, sono state installate moltissime telecamere di sorveglianza in più. Prima il consigliere Luciani citava l'aumento del recupero di quantitativi di droga, e sappiamo che è stato fatto anche un investimento molto importante sui cani antidroga in città, che stanno recuperando e stanno dando molto una mano ai cittadini da questo punto di vista. Quindi abbiamo lavorato per mettere insieme, da un lato, quello che la città può fare in termini di sicurezza concreta, di attività pratica da parte delle forze dell'ordine, da parte delle competenze che il comune ha, assieme ovviamente, d'intesa e non scaricando con le forze dell'ordine, il questore, il prefetto, e dall'altro lato abbiamo cercato di aumentare la vivibilità. E da questo punto di vista credo che i risultati siano positivi e vogliamo fare ovviamente ancora di più, però ancora una volta, stando anche al sondaggio che prima citavo di YouTrend, circa l'80% dei cittadini padovani ha dato un esito positivo, almeno abbastanza positivo, della situazione dei propri quartieri, della sicurezza dei propri quartieri. Il 3,7 ha detto che non sono per nulla sicuri e il 13,2 ha detto poco al sicuro. I restanti hanno promosso la sicurezza della loro vita in città, perché Padova oggettivamente è una città dove si sta bene, che è bella, dove si vive in sicurezza, comunque non è il Bronx, e dobbiamo essere felici di questo, di vivere una città così bella. Ecco, siamo in conclusione, potremmo parlare veramente per ore di questo argomento, che è molto ampio, direi
Adesso lasciamo parlare quest'ultimo anno di tempo di amministrazione e poi soprattutto i cittadini. E chissà che ci potremo ritrovare proprio in questa sede a commentare il risultato delle elezioni. Io nel frattempo vi ringrazio, grazie a Davide Tramarin e a Anna Luciani per aver Grazie. partecipato a questo Grazie a tutti, confronto. arrivederci. E un Grazie. grazie anche ai nostri telespettatori, non cambiate canale, rimanete in compagnia di TV7.